Parliamo assieme all'allenatore del Fiorenzuola, Luca Tabbiani, che saluto per ritrovato. Buona domenica, mister. Pronto, sì. Eccoci qui, siamo in. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buona domenica. Una sconfitta pesante, pesante in termini di risultato, e anche perché il Fiorenzuola non vince dall'inizio di dicembre. Lei immagino volesse iniziare il suo 2023 in altro modo. Che cosa non ha funzionato oggi? Beh, innanzitutto bisogna anche essere un po', in questo momento stiamo avendo una situazione di difficoltà estrema, no? Perché affrontare una partita senza Cotop, Quaini, Curarino che al mattino è venuta la febbre, Sartore, Scardina, Oneto che comunque non è stato rimpiazzato, avere Cavalli e Piccinini che hanno fatto un allenamento, è ovvio che in una rosa, se le diamo sei giocatori a Real Madrid, fa fatica, no? Anche solo numerica. Quella è una componente importante che noi non raramente ci lamentiamo cosa, però è normale che è un po' di partite che giochiamo in questa situazione e crea problemi anche nella gestione della gara, questa è la parte esterna. Poi è ovvio che possiamo e dobbiamo fare meglio, è anche ovvio che dobbiamo ritornare un po', io per primo, la società e i giocatori con l'umiltà della squadra che deve pensare a salvarsi, perché è vero che rialzato l'asticella dicendolo più di una volta, è anche vero che per alzare l'asticella bisogna essere un po' più giocatori ed è anche vero che per alzare l'asticella non si può avere un passaggio a vuoto magari come abbiamo avuto nell'ultimo periodo, quindi bisogna che ritorniamo a fare le partite in un certo modo, sicuramente oggi non è stata una partita positiva, poi se ne analizzare abbiamo preso un gol un po' stupido, diciamo, nell'ultimo minuto del primo tempo e dopo 2 minuti su un fallo che probabilmente era più per noi che per loro, che stavamo ripartendo, c'è stata la punizione del 2-0. È anche vero, ripeto, che nei momenti un po' più difficili sembra che gli episodi vadano tutto a sfavore e io invece penso che gli episodi aiutano le squadre che se li cercano, per cui penso che dobbiamo fare sicuramente qualcosa in più. Penso anche che ora tante squadre si rinforzano, penso che quelle sotto tipo la Vispesa oggi magari giocava sempre con 5 giovani, oggi ne ha messi 3, penso che sarà un girone di ritorno molto molto complicato e penso che come mentalità dobbiamo pensare di fare il più velocemente possibile 8-9 punti per salvarci, allora poi vedremo tra un po' dove arriveremo, perché sicuramente con le ultime prestazioni non abbiamo la possibilità di raggiungere un risultato che dovrebbe apparire comunque come pazzesco, ecco, nel caso dovesse avvenire. Buona domenica, mister. Ecco, ha già detto molto lei. Diciamo che in queste ultime uscite, le due del 2022 e questa di inizio anno, si ha la sensazione che la sua squadra sia un pochettino meno brillante, anche sotto porta faccia molta più fatica a trovare, diciamo, le occasioni pericolose per far male agli avversari. Può essere questo un punto di miglioramento? Sì, siamo più lenti nel giropalla, quindi arriviamo. Chiaro che in questo momento i campi sono un po' più pesanti, rallentano un po' determinate cose, no? Magari non tutti, però il nostro principalmente o anche quello di Fermo sono campi che non permettono velocità, arriviamo lenti e quindi non riusciamo a costruire magari l'uno contro uno che facevamo prima e non riusciamo magari ad arrivare tante volte in zona pericolosa. Dall'altra parte però che non sia un momento brillante, lo testimonia il fatto che abbiamo preso 10 gol, ora non so in quante partite, ma 16 mi sembra, 17 o addirittura 18 e poi ne abbiamo presi 9 nelle ultime 3, quindi evidentemente qualcosina stiamo concedendo, sicuramente stiamo perdendo un sacco di duelli, sicuramente stiamo sbagliando tanto tecnicamente, stiamo sbagliando, è un momento sicuramente difficile che va analizzato bene. La parte appunto degli infortunati è una componente importante perché anche in allenamento mancano determinati giocatori e nella gestione appunto dei cambi durante la gara perché fanno un po' la differenza in tutte le squadre è una parte. L'altra parte è che nonostante ciò si può fare sicuramente meglio nei dettagli, no? Perché prendiamo dei gol un po' stupidi, cosa che non abbiamo preso prima, abbiamo concesso delle situazioni che la squadra quando è in bolla ha dimostrato di saper non concedere agli avversari, per cui sicuramente noi dobbiamo di nuovo tornare ad essere quelli che è, sicuramente essere anche un po' più umili in tutto, Fiorenzuola, staff, società e giocatori e pensare che se siamo arrivati lì è perché andavamo tutti molto forti,
e nulla è dovuto, non è che perché hai 32 punti ne batti una che ne ha 16, ecco, questo deve essere un po' quello che sicuramente sul quale lavoreremo in settimana. Ora abbiamo due partite complicate, ci siamo andati un attimino ad incastrare, ma non è detto che poi riesci ad ottenere risultati in partite un po' più complicate rispetto a quelle che potevano sembrarlo meno. E adesso una reazione che serve anche dal punto di vista mentale, fin dal prossimo impegno, quello con l'Ancona, per cercare di riuscire da questo, diciamo così, periodo, no? No, beh, sicuramente è una partita difficile, importante, sicuramente perderemo Stronatica squalificato, era ancora fuori Potop, e degli infortunati non recupererà nessuno, vediamo Corerino che ha avuto la febbre, dovrebbe rientrare, sicuramente qualcosa recupereremo. Sicuramente avremmo, e me lo auguro tutti, la voglia di fare una settimana particolare, no? Molto concentrati, molto attenti. Stiamo un po' lasciando da parte i piccoli particolari che fanno poi la differenza in qualunque risultato di una squadra. Dobbiamo cercare di riprenderli il più in fretta possibile. Le distanze tra i reparti, le seconde palle, il contatto, il duello, tante cose che fanno parte di una gara, forse molto più del giocare bene, molto più del creare, molto più di tante cose. Questa seconda parte che ho detto arriva di riflesso quando c'è la prima.